Benvenuti o bentornati sul canale Bagni di Gong Asti, Anima che ricorda. Per questa riflessione meditativa trova un posto tranquillo, un posto dove sai di poterti rifugiare per i prossimi minuti senza essere disturbata o disturbato. Cerca una posizione comoda e quando l'avrai trovata chiudi gli occhi e comincia ad ascoltare il tuo corpo, le tue sensazioni, le sue tensioni. E poi cerca di distenderle attraverso il potere del tuo respiro. Respira profondamente, riempiendo con calma ma a fondo i polmoni. Ed espira, svuotandoli completamente. Quando inspiri, in te entra energia e quando espiri, tu lasci andare qualcosa che non ti serve più. Inspiro, entra energia. Espiro. Lascio andare i pensieri e le tensioni e permetto al mio corpo di rilassarsi sempre di più. Inspiro, entra energia. Espiro, lascio andare qualcosa che non mi serve più. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, espiro, espiro. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, 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 espiro. Inspiro, 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 espiro, espiro, espiro. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, 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 espiro. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, espiro, espiro. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, 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 espiro. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, espiro, espiro. Inspiro, 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 inspiro. Espiro, 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 espiro. In questa riflessione meditativa parleremo del gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. Tutti o quasi ne abbiamo sentito parlare e io ho sempre pensato che il mio cammino abbia preso il volo proprio grazie a questa lettura. Da sempre sentivo in me la certezza che il mondo non fosse tutto qui, che la mia esistenza non fosse tutto qui. Non era possibile che si nascesse, si dovesse andare a scuola, poi a lavorare, sposarsi, fare figli e alla fine morire. Che senso aveva tutto questo? Eppure,
ai miei occhi di bambina sembrava che al mondo degli adulti andasse bene così, che nessuno si facesse domande. E io mi sentivo diversa senza riuscire a capire bene come. Quando lessi questo libro mi si aprì un mondo, perché a ogni riga, in ogni vocabolo, trovavo espressi in parole i miei pensieri, i miei sentimenti e le mie certezze. Così, dopo aver inteso che le mie certezze non erano soltanto mie, che c'era anche qualcun altro che sentiva ciò che sentivo e lo esprimeva, cominciai a rendermi conto che al mondo sì, c'è tanta gente che non capisce, ma ce n'è altrettanta che capisce e sa. Jonathan Livingston era un giovane gabbiano che faceva parte dello stormo Buon Appetito. In quello stormo i gabbiani passavano tutta la loro giornata a rincorrere i pescherecci per procurarsi un tozzo di pane, litigando uno con l'altro per i più futili motivi e rubandosi il cibo faticosamente conquistato. Jonathan non si sentiva come loro. Non riusciva a capire perché loro buttassero la loro giornata così, in quel modo, senza fare altro che litigare, beccarsi e fare avanti e indietro dalla riva al peschereccio, dal peschereccio alla riva. Jonathan pensava che ci fosse di più, che dovesse esserci di più, e dunque voleva provare a capire cosa fosse quello che sentiva mancare. Lui era un gabbiano, era nato per volare e voleva volare, voleva imparare tutto sul volo. Da solo, nei campi del cielo, lui cominciò a allenarsi nel volo lento, nel volo veloce, nella cabrata, nel mulinello. Riuscì a raggiungere record che mai nessun altro gabbiano aveva raggiunto. Riusciva a capire, per esempio, che era inutile fare tutto quell'andirivieni con i pescherecci quando bastava sollevarsi un po' di più in cielo per poter vedere il pesce fresco sotto il livello delle onde, e partendo da così in alto era facile tuffarsi in acqua, pescarlo e trovare cibo fresco ogni momento della giornata. Cercava di spiegare tutto questo agli altri, ma gli altri non solo non volevano vedere quello che faceva, erano anche infastiditi dal suo atteggiamento, perché le regole dello stormo non prevedevano questo, erano ferree ed erano lì da sempre e dunque bisognava rispettarle. Anche i suoi genitori erano preoccupati per lui. Lo vedevano andare avanti e indietro nel cielo, volteggiare. Sentivano gli altri gabbiani criticarlo e lui era sempre penne e ossa per la fatica che faceva volando e allenandosi tutto il giorno. Gli anziani più volte lo redarguirono e lui, per un periodo, decise di dar retta ai genitori e di adattarsi alle regole dello stormo. E così cominciò a fare avanti e indietro col peschereccio, a litigare con questo e con quel gabbiano per un pezzetto di pesce. Ma poi, alla fine,
stufo di sentirsi come si sentiva, lasciò cadere un pezzetto di cibo duramente conquistato, che se lo prendesse quel vecchio gabbiano che ci teneva tanto. Io andrò a volare nei cieli e imparerò a volare e sarò bravo a volare. Così Jonathan ricominciò ad allenarsi duramente, ore e ore al giorno. Imparò cose, scoprì i segreti del volo che nessuno gli aveva spiegato, capì com'era possibile sfruttare le correnti, addirittura al punto di poter volare per lunghi tratti senza muovere neanche le ali. Una mattina, quando decise di allenarsi sulla velocità, provò a salire oltre 300 metri e poi sfrecciare giù, verso il basso. Mentre cercava di risalire, però, si rese conto che non era ancora in grado di effettuare questa manovra e quindi, suo malgrado, passò come una saetta a 200 miglia all'ora all'interno dello stormo Buon Appetito. E solo per un miracolo non ci furono morti o feriti. Jonathan aveva tenuto gli occhi chiusi per tutto quel lunghissimo istante, ma poi il gabbiano della fortuna l'aveva aiutato e lui era riuscito a riprendere quota e tornare in alto nel cielo. Tutti i gabbiani l'avevano visto e lui pensava che poi si sarebbero complimentati con lui. E invece, la sera, quando tornò a casa, non venne accolto in pompa magna, non fu onorato per questo, bensì venne invitato a porsi al centro del cerchio dell'emiciclo, il cerchio del tribunale dei gabbiani. Le cose potevano essere due, o onore o infamia. Lui sperava che, avendolo visto compiere quell'impresa, l'avrebbero onorato, ma in realtà gli anziani lo bandirono dallo stormo. Il gabbiano Jonathan Livingston viene messo alla gogna e svergognato al cospetto di tutti i suoi simili. Per lui fu un colpo incredibile, inaspettato. «Ma c'è un errore, non avete capito! Noi possiamo volare, noi possiamo fare tante cose, non dobbiamo limitarci a questo avanti e indietro che facciamo ogni giorno. Per favore, datemi retta!» Il gabbiano Jonathan viene allontanato affinché mediti e impari che l'incosciente temerarietà non può dare alcun frutto. Tutto ci è ignoto e tutto della vita è imperscrutabile, tranne che siamo qui al mondo per mangiare e campare il più a lungo possibile. Anche se nessuno lo aveva mai fatto, Jonathan protestò e protestò contro questa decisione, ma alla fine fu costretto ad andarsene e passare il resto della sua vita da esule e reietto. Non riusciva a comprendere quell'ingiustizia, non riusciva a darsi pace. Eppure lui non odiava gli altri gabbiani, aveva tenerezza per loro, perché lui vedeva che non capivano e avrebbe tanto voluto aiutarli a vedere che esiste un'altra realtà e che si può sempre andare oltre i propri limiti, che i gabbiani sono nati per essere liberi. Ogni giorno apprendeva cose nuove
e quel che aveva sperato per lo stormo se lo godeva adesso da sé solo. Egli imparò a volare e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Scoprì che erano la noia, la paura e la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano. Ma con l'animo sgombro di questi sentimenti, lui, per lui, visse contento e visse molto a lungo. Arrivarono che era già sera e trovarono Jonathan che volava liberato, solo e in pace con se stesso, nel libero cielo che lui tanto amava. I due gabbiani che a un tratto gli comparvero accanto, uno di qua e uno di là, erano candidi come la luna e dalle loro piume emanava un chiarore blando, suadente, nell'aria che imbruniva. Ma più amabile ancora era la grazia, l'abilità con cui volavano, mantenendo fra le punte delle rispettive ali una breve e costante distanza. Senza proferir parola, Jonathan volle metterli alla prova, una prova che mai nessun gabbiano aveva superato. Impresse alle sue ali una torsione tale che gli permise di rallentare fino al limite estremo, quasi allo stallo. Ebbene, quei due radiosi uccelli, pure loro, rallentarono con lui, gli restarono alla pari, senza sforzo. Altro che se si intendevano di volo lento. Allora lui raccolse le ali, rotò e si buttò giù in picchiata a 190 miglia all'ora. E quelli si tuffarono con lui, sfrecciando insieme a lui, in perfetta formazione. Infine, lui compì nella cabrata un lungo mulinello verticale e quelli volteggiarono con lui, tutti giù lievi. Rimase in volo orizzontale per un po' senza aprire il becco. Molto bene, disse poi. E voi chi siete? Veniamo dal tuo stormo, Jonathan. Siamo fratelli tuoi. Quelle parole furono pronunciate con calma e fermezza. Siamo venuti per condurti più in alto, per condurti a casa. Io casa non ne ho, né ho una patria, né uno stormo. Sono un reietto e più in alto di così, ve l'assicuro, stiamo volando alla sommità del vento che nasce dalla grande montagna. Più in alto di così, tranne che un par di 100 metri. Non riuscirei a sollevare questo mio vecchio corpo. Sì che invece puoi riuscirci, vecchio Jonathan, perché tu hai imparato tutto, hai terminato un corso di istruzione e ne comincia un altro per te, adesso. Come aveva illuminato tutta la sua vita, il lume dell'intelletto lo soccorse in quel momento e lui capì. Avevano ragione quegli uccelli. Lui poteva volare, sì, più in alto. Ed era l'ora, sì, di andare a casa. Abbracciò con un ultimo sguardo il suo cielo, i magnifici campi del cielo che lui tanto amava, dove aveva imparato tante cose. Sono pronto, disse al fine. E il gabbiano Jonathan Livingstone fece prua verso l'alto, scortato da quei due splendidi uccelli, e scomparvero insieme nella notte. Ma dal momento che ogni cosa dell'universo rimane per sempre nell'universo e lo rende quello che è, ecco che Jonathan si ritrovò leggiadro,
candido e splendente come i gabbiani che lì lo avevano accompagnato, in un corpo che non era più quello di prima, ma leggiadro, soave e performante. Guardandosi intorno si rese conto che il paradiso non era il luogo che aveva immaginato, ma piuttosto un mondo simile a quello che aveva lasciato, però impopolato. Avrebbe dovuto essere gremito, visto che tutti si dovrebbe andare lì. «Come mai?» chiese. «Siamo così pochi. Dove sono tutti gli altri?» «Vedi, Jonathan, gabbiani come te, ce n'è uno su un milione», disse il gabbiano che aveva iniziato a istruirlo. «La maggior parte di noi, per arrivare qui, ha dovuto passare centinaia, migliaia di vite, imparando solo pochissime cose durante ognuna di esse. Ma tu, Jonathan, sei speciale e hai fatto in una sola vita così tanti passi da non aver bisogno di tornare e ritornare per apprendere pochi pezzi di verità alla volta. Sei stato in grado di comprendere una tale quantità di insegnamenti che il tuo balzo in avanti è stato eccezionale». Lì, Jonathan comprese che il paradiso non è un luogo, non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti, tanto perfetti da non avere limiti. Per farglielo intendere ancora meglio, il suo insegnante, durante una conversazione, sparì da davanti ai suoi occhi per comparire immediatamente, un po' più distante. «Come hai fatto? Anche io voglio volare così. Insegnami, insegnami a volare in questo modo!» «Per arrivare dove vuoi arrivare, Jonathan, devi innanzitutto persuaderti di esserci già arrivato. Il segreto stava tutto lì. Doveva smettere di considerare se stesso prigioniero di un corpo limitato e comprendere che la sua vera natura viveva, perfetta come un numero non scritto, contemporaneamente dappertutto, nello spazio e nel tempo. Doveva comprendere di essere perfetto, senza limiti e limitazioni. E Jonathan provò e riprovò senza successo a spostarsi in quel modo, fino a quando, concentrato in se stesso, comprese di essere davvero un gabbiano perfetto, senza limiti né limitazioni, e riuscì a fare ciò che sino a pochi istanti prima gli risultava impossibile. Il suo corso di istruzione procedeva, e più egli ripassava le lezioni di bontà e meditava sulla natura dell'amore, più sentiva crescere in sé nostalgia della terra. Per Jonathan, mettere in pratica l'amore voleva dire rendere partecipe della verità da lui appresa e conquistata qualche altro gabbiano che a quella stessa verità anelasse. Più passava il tempo, più Jonathan si rendeva conto di quanto importante sarebbe stato se nella sua vita sulla terra qualcuno gli avesse insegnato tutte queste cose, e piano piano maturò l'idea di far ritorno da dove era venuto per provare ad aiutare quei gabbiani che, come lui in passato, ora stavano soffrendo le pene dell'esilio e della solitudine. E così fece ritorno sulla terra, dove Fletcher Lind, un giovane gabbiano in esilio, convinto che nessun gabbiano al mondo avesse mai subito una punizione tanto ingiusta come quella che era capitata a lui, stava volando triste e solitario. «Gabbiano Fletcher Lind, rispondi, tu desideri volare?» Fletcher si guardò intorno. Da dove veniva quella voce?
e così scorse il capiano Jonathan, bianco e splendente, un capiano come non aveva mai visto. Sì, e rispose, desidero volare. Capiano Fletcher Lind, sei disposto a amare tanto il volo da perdonare i torti che hai subito e un giorno tornare là, presso lo stormo, e adoperarti perché gli altri imparino? Mentire a quell'essere tanto maestoso e splendente che gli stava domandando queste cose non sarebbe servito a nulla. Pertanto, ferito che egli fosse, il capiano Fletcher Lind rispose: sì, sono disposto. Allora, Fletch, cominceremo con qualche nozione sul volo orizzontale. In capo a 6 mesi Jonathan aveva 6 allievi, tutti reietti ma pieni di passione. Oltre alla pratica, Jonathan spiegava loro la teoria. Il vostro corpo, dalla punta del becco alla coda, dall'una all'altra punta delle ali, non è altro che il vostro pensiero, una forma del vostro pensiero, visibile e concreta. Spezzate le catene che imprigionano il pensiero e anche il vostro corpo sarà libero. I suoi allievi lo guardavano come stesse parlando della luna. Più delle volte, stanchi anche per il duro allenamento, si addormentavano mentre lui parlava ancora. E quando furono pronti, arrivò il giorno di tornare presso lo stormo. I giovani allievi erano titubanti, mai nessun reietto aveva fatto ritorno. Le regole, si sa, non lo permettono. Ma Jonathan, senza ascoltare le loro lamentele, si alzò in volo e partì. E loro, poco dopo, lo seguirono, andando ad atterrare tutti insieme proprio nel bel mezzo della spiaggia dello stormo. Gli altri capiani si indignarono. Dei reietti tra noi, che nessuno riconsideri, chi li guarderà sarà considerato reietto a sua volta. Per un po' Jonathan continuò a insegnare ignorato dallo stormo, ma piano piano, sera dopo sera, sempre più gabbiani, facendo rigorosamente finta di non vedersi l'uno con l'altro, cominciarono a formare un cerchio intorno a loro e ascoltare ciò che Jonathan spiegava. Il primo a trovare il coraggio di chiedere di essere ammesso alle sue lezioni fu Terence Lowell, che compiendo questo gesto si pose al di fuori della legge e ricevette il marchio di reietto. La notte successiva si presentò un gabbiano che non poteva volare a causa di un'ala offesa. Aiutami! Desidero volare più di qualsiasi altra cosa! Jonathan lo accolse. Vieni con noi allora! E cominciamo quando ti pare. Ma non capisci? La mia ala. Maynard, tu sei libero di essere te stesso. Questa è la libertà che hai. Adesso è qui. E nulla ti può essere di ostacolo. Questa è la legge del grande gabbiano. Questa è la legge che è. Intendi dire che posso volare? Dico che tu sei libero. E Kirk Maynard, allora, allargò le ali e si alzò in volo, gridando a squarciagola, «Sovolare, sovolare, sovolare!» Tutto lo stormo vide Maynard volare. Il mattino dopo, tantissimi gabbiani si accalcarono intorno a Jonathan e ai suoi allievi, tutti curiosi di vedere Kirk Maynard, e assolutamente non curanti di essere notati. Ascoltavano Jonathan e volevano capirlo.
avevano inteso l'importanza degli insegnamenti che predicava e volevano essere parte di un mondo migliore. Fino a quel momento si erano conformati per il semplice fatto di non conoscere alternative. Ma ora che le avevano intese e constatate, ora volevano farne parte. Si facevano forza del fatto di non essere più uno contro tutti. E avevano compreso che le regole non hanno alcun valore quando sono ingiuste o contrarie alla natura di ciò che si è o si dovrebbe essere. Avevano deciso di andare avanti nel loro personale cammino e di farlo senza vergogna o paura. Jonathan parlava semplicemente, dicendo che è giusto che un gabbiano voli, essendo nato per la libertà, e che è suo dovere lasciar perdere e scavalcare tutto ciò che lo intralcia, che si oppone alla sua libertà, che si tratti di superstizioni, abitudini, condizionamenti o qualsiasi altra forma di schiavitù. L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà. Altra legge non c'è. La lettura di questo libro, le sensazioni che mi hanno trasmesso le parole in esso racchiuse, la forza che mi hanno fatto sentire, sono state lo sprone per non smettere mai la ricerca della verità, per non smettere di amare la vita, le cose e le persone. Solo vivendo nella bellezza dell'amore si può vivere in pace con se stessi, felici di esistere, conquistando la capacità di trasmettere al di fuori di noi la bellezza che abbiamo dentro. Tutto questo può essere trasmesso agli altri, a coloro che sentono la necessità di andare oltre l'abitudine e la consuetudine, a coloro che credono che esista qualcosa di più, perché intuiscono che sia così e perché vogliono scoprire di propria mano la veridicità di quanto sentono dentro.